Ebbene sì, devo confessarvelo, ci ho preso proprio gusto a parlarvi di dispositivi legati al mondo dell'audio, pur non essendo io un esperto audiofilo, ma come voi, come la maggioranza di voi, magari semplicemente un utente che vuole essere un pochino più consapevole e che vuole e che cerca soprattutto nei dispositivi audio appunto una qualità che sia, diciamo, di un certo livello, meglio se medio-alto. Ed è quindi con grande piacere che continuo a parlarvi del marchio KEF, marchio inglese, che abbiamo avuto modo di conoscere meglio durante la recensione sugli speaker LS50 wireless e in occasione della recensione delle cuffie Space One targate Porsche Design. Se vi foste persi i video che ho appena menzionato, ve li lascio linkati qui sopra in alto. Ma detto questo, non mi perdo in ulteriori chiacchiere e vi invito a guardare ancora questo video, ovviamente, dopo la sigla. Come avete avuto forse modo di intuire dalla intro di questo video, stiamo parlando di un paio di speaker che fanno del design uno dei loro punti di forza, tant'è vero che si chiamano appunto KEF Egg, proprio dalla forma che diciamo vanno a richiamare, che è quella appunto di un uovo. A dire il vero, molti utenti e molti recensori hanno anche accostato il design di questi speaker a quello dei specchietti retrovisori delle auto. La qualità costruttiva di questi speaker è veramente buona, la parte esteriore è completamente in plastica ed esiste di tre diversi colori, nere, bianche e blu elettriche, come queste che abbiamo appunto noi in prova. Sono due speaker abbastanza pesanti e questo dà un po' la sensazione che ci si trovi di fronte a un prodotto di qualità, anche guardando il cartellino del prezzo. Punto di forza del marchio KEF, sua invenzione, è il driver UniQ che ritroviamo anche all'interno delle KEF Egg e che possiamo scoprire andando a togliere la griglia nera che lo protegge. Devo dire che, a parte il colore che non mi ha particolarmente entusiasmato, probabilmente opterei per la colorazione bianca, ma la cosa che più mi colpisce è l'estrema versatilità di questa coppia di speaker. Stiamo parlando di una coppia di speaker attivi, una master e uno slave. Il master è lo speaker appunto principale che, oltre ad avere sulla base tutti i comandi per alzare e abbassare il volume, selezionare il tipo di sorgente, il tipo di dispositivo di ingresso, nella parte posteriore contiene anche tutte le varie connessioni, compresa quella dello speaker slave, appunto lo speaker secondario. Come immaginerete, siete quindi un po' legati dalla lunghezza del cavo che collega appunto lo speaker master a quello slave e non potrete andare oltre una certa distanza. Distanza che, a onor del vero, è comunque abbastanza ragionevole. Il cavo non è poi così corto, saranno almeno 2,5 metri, forse anche 3, e quindi vi consentirà di tenere i due speaker abbastanza distanti l'uno dall'altro. Potrete collegarvi a questi speaker tramite ingresso USB ad alta risoluzione, Bluetooth 4.0, ma anche tramite cavo ottico, come ad esempio ho fatto io per collegare il mio giradischi Project, ovviamente utilizzando un convertitore da analogico a digitale. Cavo ottico che, sorpresa delle sorprese, è contenuto in confezione e, fidatevi, non è così scontato. Trovo questi speaker molto utili in abbinata ad un PC o ad un Mac, quindi i classici speaker da scrivania, ma li trovo anche molto interessanti da abbinare al TV, magari al posto di una soundbar, ad esempio.
Certo è che questi speaker prediligono una musica dove si possano enfatizzare gli alti e i medi, quindi in particolare le voci. Sui bassi li ho trovati, diciamo, poco corposi, poco profondi, come è normale che sia, ma avrete comunque la possibilità di collegare ad uno degli ingressi che trovate nella parte posteriore dello speaker master un subwoofer. Bene, a questo punto non mi resta che salutarvi e ringraziare HiFight, che è diventato ormai il mio spacciatore ufficiale di prodotti KEF. Mi raccomando, iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video online ed io vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui sul canale di bestech.it. Ciao!